scriveremo un giorno uno statuto come lo scrivono loro per fare in modo che quei quattrini pubblici vadano ai partiti, otterremmo 42 milioni di euro. Ma dato che noi abbiamo preso i voti dicendo che non avremmo preso quei quattrini del finanziamento pubblico, però non avete votato la legge sulla abolizione del finanziamento pubblico. Ma certo, perché non è stata non avete votato la legge sulla ripenalizzazione del falso in bilancio, perché poi è sempre perché va fatto di più, per carità, va sempre fatto di più, questo è uno stimolo che dobbiamo sempre avere, ma fra il fare di più e non fare niente, per mezzo e di mezzo la credibilità della politica. Scusa se per interrompo. Se ci sono dei cittadini che magari non sono del Movimento 5 Stelle, insomma, è un modo molto buono giustamente per spiegarvi perché magari non votiamo alcune leggi. Perché le leggi tipiche renziane sono come quei bugiardini, magari, oppure, non so se avete mai comprato un aspirapolvere e c'è scritto potete ridarlo indietro facilmente. Poi nell'ultima riga, che magari nessuno legge, c'è la fregatura. Però se lo ridai indietro nei primi 3 mesi paghi 5.000 euro di multa. Questi sono i decreti renziani. Il nome è molto buono, la buona scuola, lo sblocca Italia, la legge anticorruzione. Vi ricordate l'abolizione dei vitalizi per i condannati? Poi abbiamo scoperto che ne hanno aboliti di vitalizi 10 su, non so, 2.000 parlamentari, tra l'altro escludendo due reati, perché queste sono le magagne, l'abuso di ufficio e il finanziamento illecito, che notoriamente sono i due reati che commettono maggiormente i politici. Il discorso è questo. Il Movimento 5 Stelle ha detto che avrebbe rifiutato il finanziamento pubblico e lo rifiuta, il 2 per 1000 è un finanziamento pubblico mascherato, ma la domanda è, vi finanzia Buzzi a Roma? Non vi tagliate un euro di stipendio, anzi, alle volte dei soldi del vostro stipendio li date indietro allo stesso partito. Prendete il finanziamento pubblico, il 2 per 1000 è un finanziamento pubblico, avete grandi sponsor come Pace all'anima sua, l'ingegner Riva, come tanti altri cittadini che giustamente, liberamente e lecitamente vi danno 20 euro al banchetto. Ma perché volete ancora più soldi? Perché dovete chiudere delle sezioni di partito perché dite che non avete più soldi perché la politica costa? 2,7 miliardi di euro sono stati elargiti dal popolo italiano coattamente ai partiti politici da quando nel 93 il finanziamento pubblico ai partiti venne abolito tramite un referendum, e a tutti dico che legittimamente non ha la posizione pronucleare. Però non c'era il popolo italiano che liberamente ha votato contro il nucleare. Che è trovato di notte per entrare. Mi adeguo al volere del popolo sovrano. Esatto. Però se posso ti dico due cose sul finanziamento. Assolutamente. Il discorso è che nel momento in cui tanti cittadini con donazioni di 4, 5, 10 euro finanziano un partito politico, un movimento politico, io la campagna elettorale insieme a Luigi e a Roberto Fico in campagna l'ho finanziata anche facendo il cameriere, una sera in pizzeria abbiamo raccolto in due sere tutti i soldi che ci sono serviti per finanziare la campagna politica, la campagna elettorale in campagna, portando delle pizze. Anche perché, ripeto, se spendi poco non hai controllori, non hai padroni. Ecco, il progetto politico a cui disse il finanziamento, e concludiamo, del Movimento 5 Stelle è avere un unico lobbista, il popolo italiano, che ti finanzia con micro donazioni e poi tu dovrai compiere quel che vuole il tuo datore di lavoro, il tuo finanziatore, che è il popolo italiano. Se tu ragioni in questo modo, vedrai che prima di comprare gli F-35 e fare il reddito di cittadinanza, o prima di salvare Azzollini, lo mandi in galera. Tra l'altro, e concludo, è vero che abbiamo fatto arrestare, ma non è bello votare a favore di un arresto, non è che io ci goda, vi assicuro di noi non ci godo a far arrestare qualcuno, però uno legge le carte e se c'è scritto, se i magistrati dicono determinate cose e studi in giunta, evidentemente quel caso voti. Perché Genovese e anche Galan, il quale prima era stato difeso molto da Forza Italia e poi ha patteggiato il giorno dopo l'arresto, perché è stato votato il loro arresto? Proprio perché si votava qualche giorno dopo le elezioni europee che ha stravinto il Partito Democratico. Se ci fate caso, la richiesta di arresto di Azzollini è arrivata in Senato prima delle elezioni regionali. Il presidente del Partito Democratico, Orfini, il tuo presidente, ha subito detto: mi dispiace, ma Azzollini dovrà essere arrestato, te lo ricordi? Poi sono, perché? Perché gli serviva chiaramente come spinta per la campagna elettorale, perché aver dire prima delle elezioni che avrebbero salvato Azzollini sarebbe stato molto grave. Poi si vota, e dopo le votazioni in realtà serve salvarlo, è sempre il gioco del ricatto incrociato, e Alfano gode perché evidentemente può salvare il proprio partito. Spero di aver fatto un quadro. Però anche per svelare qualcosa, non tocca a me, Alfano, prendere un